Iniziamo. Iniziamo con questa diretta che si intitola Come gestire i diversi aspetti dell'attività di un artista. Allora, vi ricordo che sono attivi i badge, quindi se avete voglia di lasciare un vostro contributo per la creazione di contenuti gratuiti di Artist Coaching mentre state seguendo la diretta, potete farlo cliccando qua sotto da qualche parte, ok? Se invece state vedendo questa diretta registrata, quindi sul mio canale YouTube o sul mio sito, o sempre qui su Instagram, però registrata, potete fare così per contribuire. Potete offrirmi un cappuccino virtuale. Da Instagram cliccate nel mio link in bio e trovate il link per farlo. Se siete sul mio sito, scorrete la pagina e troverete il pulsante Offrimi un cappuccino. Se siete su YouTube, guardate nella descrizione e anche lì troverete il link per contribuire alla creazione dei contenuti gratuiti di Artist Coaching. Fatta questa breve premessa, andiamo subito al centro del tema. È un tema che è iniziato nel post della scorsa settimana, dove appunto abbiamo trattato il fatto che comunque quando uno decide di fare l'artista per lavoro, quindi non per hobby, si ritrova a dover affrontare una serie di impegni che esulano un po', anzi a volte anche parecchio, dalla creazione dell'opera d'arte, che sia pittura, scultura, video, eccetera, qualsiasi cosa, insomma. Ci si trova a doversi occupare del canale Instagram, del profilo Instagram, appunto siamo qui, sito web, imballaggio delle opere, spedizione delle opere, preparazione dei documenti per l'esportazione delle opere, cercare una galleria, mantenere rapporti con la galleria che già ci rappresenta, e chi più ne ha più ne metta, commercialista, fatture, ricevute, pagare le tasse, insomma, si deve fare veramente molto che va al di là della creazione dell'opera fine a se stessa. Ok. E ho letto un po' i commenti del post, ognuno ha espresso la sua opinione. Ho lanciato anche un sondaggio per sapere come se la vivono gli artisti a livello emotivo questa situazione. E nel sondaggio è emerso che il 40% se la vive male questa situazione, insomma, con ansia, con angoscia. Un 30% invece si sente carico, cioè ha voglia di affrontare tutti questi aspetti dell'attività artistica, e gli altri così così, o insomma una via di mezzo, ecco. Quindi ho deciso di fare questa diretta per poi rispondere a tante riflessioni che mi avete inviato in seguito a questo sondaggio, insomma, da cui emergono diversi punti che ci tengo appunto a trattare in questa diretta. Potete farmi delle domande durante la diretta, io cercherò di rispondere a tutte, insomma, anche se qua compare sempre un po' di tutto. L'ideale sarebbe, se volete fare una domanda e non volete che io me la perda durante la diretta, cliccate in basso, vedete c'è il simbolo di tipo un fumetto con un punto di domanda. Se mi scrivete lì le domande, io le vedo tutte raggruppate e non le perdo. Allora, innanzitutto, come sempre, mi piace fare un tuffo nella realtà. Ho ricevuto anche in seguito alla newsletter che ho mandato, dove ho toccato ancora questo argomento, alcune riflessioni che mi dicevano: sì, però bisogna pensare all'arte, non bisogna pensare comunque a questi aspetti così un po' terra-terra, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso, se uno crea opere d'arte per passione, per hobby, allora ovvio che è inutile fare questi discorsi. Ma quando un artista decide di vivere della propria arte, di fare della propria arte un lavoro, quindi di guadagnare denaro dalla propria arte, il discorso cambia. Ci piaccia o non ci piaccia, bisogna occuparsi di tutte quelle gran menate che vi ho elencato prima, anzi ce ne sono molte di più. E quando facciamo pace con questo aspetto, abbiamo già fatto un grande passo avanti. Cioè, bisogna essere consapevoli che vivere di arte implica dedicare molto del vostro tempo a fare cose che non hanno nulla a che fare con la creazione dell'opera. Ok? Quindi magari stare tanto tempo al computer, andare all'ufficio esportazioni, imballare le opere, gestire il rapporto con i clienti, i contratti, eccetera. Ok?
Questo è... No, non si può prescindere da questo. Una volta che ve ne rendete conto, prendete una decisione. No, non ho voglia di affrontare questa realtà, quindi preferisco continuare a dipingere, scolpire, fare quello che faccio e lasciarlo un hobby. Oppure sì, io voglio vivere di arte o comunque farne un secondo lavoro o comunque una fonte ulteriore di reddito. Quindi sono consapevole che devo fare tutte queste cose che magari non mi piacciono, accetto la realtà e decido di farle. Ok, quindi questo già è il primo aspetto. Essere un artista di professione vuol dire fare tante cose che non ci piacciono, magari. Ok, questo è così. Alcuni si lamentano dicendo, però non è giusto perché un artista dovrebbe occuparsi di arte, basta, la società non va bene, eccetera, eccetera. Io non sono d'accordo con questo lavoro, con questo discorso, perché? Perché in realtà questa problematica, tra virgolette, non riguarda solo gli artisti, riguarda chiunque decida di mettere in piedi una professione. Un imprenditore, un libero professionista, chiunque, dal dentista a chi decide di aprire un bar, a me, per esempio, se tu vuoi fare una professione, devi smazzarti tutte queste cose che non piacciono. Cioè, non potete pensare di lavorare e fare solo quello che vi piace. Non esiste nel mondo degli adulti e della vita reale. Cioè, anche a me non piace magari star lì a creare post o stare dietro l'algoritmo di Instagram o sentire il commercialista. Cioè, ci sono diversi aspetti del mio lavoro che non mi entusiasmano. Preferirei dedicare tutto il mio tempo a cose inerenti, strettamente inerenti all'arte, al mercato dell'arte, al mondo dell'arte, ma non posso. Una grossa, grossa fetta del mio lavoro esula da quello che mi piace. E a volte non mi piace farlo, ma è indispensabile farlo perché la vita reale è questa, ok? E non è che l'artista sia una categoria speciale, cioè perché siccome io sono un artista, allora ho il diritto di fare solo quello che mi piace, solo arte. Non esiste, non esiste. Se voi pensate ai grandi artisti e agli artisti del passato, comunque non è che dipingevano o scolpivano e basta. Magari avevano una bottega da portare avanti, delle commissioni, cioè voi pensate di essere alla testa di una bottega rinascimentale, pensate a quante menate aveva il maestro da gestire, quindi i materiali, le commissioni, il luogo, la location, gli affitti, cioè ci sono tantissime cose da gestire. L'artista non è, come dicevo nella mia ultima newsletter, un panda, ok, delicato, in via di estinzione, che bisogna metterlo lì in una riserva protetta o sotto una campana di vetro. Non è questo. Quindi, secondo me, questa visione dell'artista, anche che sa fare arte e basta, su tutto il resto è impedito, è un gran... non solo non corrisponde alla realtà, perché comunque non esiste l'artista, la categoria dell'artista. Esistono tante persone che sono artisti, ok? E ogni persona ha il suo carattere, ha le sue inclinazioni. Quindi magari c'è quello più introverso, quello più estroverso, quello che si sente più libero quando deve trattare coi clienti, quello che si sente meno libero nel farlo, c'è chi riesce a gestire meglio il denaro, c'è chi invece è una schiappa coi social, c'è chi invece è bravissimo, eccetera. Sono tante persone con delle caratteristiche diverse. Quindi dire, vabbè, l'artista fa arte e tutto il resto è impedito geneticamente, non è vero, non corrisponde alla realtà. Posso dirvelo anche perché io veramente ho lavorato con centinaia e centinaia di artisti e ce n'è di tutti i gusti, ok? Questo modo di pensare, cioè io artista non dovrei dedicarmi ad altro se non all'arte, anche perché sono un artista e non sono in grado di fare altro, è dannoso per l'artista, perché comunque diventa anche una giustificazione. Perché dico, vabbè, io sono un artista, no, non sono capace di vendere, non sono capace di gestire i social, non sono capace di fare questo e quell'altro. E non ci si prova neanche, cioè si usa questo modo, questo pregiudizio, questo modo di pensare errato per autocommiserarsi, autogiustificarsi. Quindi io il resto non l'ho fatto, non lo faccio, ok? Perché non sono in grado, non è vero, non è vero.
Ognuno di voi ha delle doti diverse dagli altri, non tutti sono uguali, ovviamente, ma non è vero che geneticamente, in quanto artisti, non potete fare altro che non sia creare un'opera d'arte, ok? Questa cosa qua è importante capirla. Poi è vero che non tutti partono dalla stessa condizione, ok? Perché se uno ha tre figli, un lavoro che gli porta via 9 ore al giorno, non ha magari potuto fare studi artistici, quindi adulto, e sta studiando per perfezionare la sua tecnica, eccetera, non ha grandi disposizioni economiche, eccetera, è ovvio che può fare più fatica rispetto a chi magari non ha figli, ha disponibilità economica che gli permette di avviare la propria attività senza fare un altro lavoro, magari a sostegno della famiglia, eccetera. Ok, partiamo tutti da punti di vista diversi, da punti di partenza diversi. Quindi questo è un aspetto da prendere in considerazione. Così come non si è tutti uguali da un punto di vista caratteriale, non si è tutti uguali neanche dal punto di vista di risorse, risorse di tempo, di denaro, di sostegno da parte magari di familiari, amici, compagni. C'è chi è sostenuto dalla famiglia, c'è chi invece viene ostacolato dalla famiglia nella sua attività. È più difficile, ovviamente, anche psicologicamente, reggere il peso, eccetera. C'è chi magari parte che ha già un bel malloppone di soldi da investire, quindi può delegare molte delle attività. C'è chi magari questo no, non lo può fare e quindi deve occuparsi della maggior parte appunto delle mansioni, anche quelle che gli piacciono di meno, sottraendo quindi tempo alla realizzazione delle opere. Ok? Questo è un dato di fatto, negarlo sarebbe infantile e anche inutile. Quindi ognuno di noi deve, quando appunto pensa alla prospettiva di fare dell'arte il proprio lavoro, deve fare i conti. Sia con quello che vi ho detto all'inizio del video, quindi che cosa comporta veramente guadagnare facendo arte a livello proprio di impegno, e deve fare anche i conti con quella che è la sua situazione personale di partenza, sia a livello magari caratteriale, come vi dicevo prima, sia a livello di risorse, intese come risorse di tempo, economiche e magari anche di supporto da parte degli altri. E da qui poi si decide e si cerca di essere realistici, si dice, vabbè, se vi faccio l'esempio di prima, ho tre figli, un lavoro da 9 ore al giorno, devo pagare 3.000 bollette, la mamma malata da accudire, eccetera, è ovvio che quello che io posso fare in un anno magari non è uguale a quello che può fare chi ha maggiore disponibilità di risorse. Ok, bisogna essere realistici su quello. Io non sono della filosofia "se vuoi puoi", e quindi se non ce la fai vuol dire che non ti sei impegnato abbastanza. Non ci credo. Penso che la volontà, la giusta mentalità sia una componente importante nel percorso di un artista, ma non è tutto al 100%. È come fare una torta. Ok, serve la farina, il lievito, le uova, il burro, le mele e se uno ha solo il burro, la farina, la torta non la fa, ok? Se uno riesce a avere un po' di tutto, tanto meglio. Quindi magari uno ha tantissima buona volontà, ma non ha le risorse per arrivare dove vorrebbe, o perlomeno magari non nei tempi, non in tempi ristretti, ok? Questo non vuol dire che uno non ci può arrivare, ma magari ci può arrivare con i suoi tempi, o può anche essere che uno non arrivi là dove vorrebbe, ok? Perché anche qui un'altra componente, un altro aspetto da tenere presente, se non vi voglio deprimere, ma preferisco partire da una base realistica, è che non tutti, quando avviamo un'impresa, che sia artistica, che sia dentistica, che sia un negozio, un bar, quello che è, nessuno ci dà la certezza al 100% che andrà bene. Nessuno ve la dà, anche se avete tutti gli strumenti, non è detto. Quanti progetti nella vostra vita o nella mia vita abbiamo avviato, ma magari non sono andati come avremmo voluto, ok? Prendono strade diverse, oppure si realizzano in un contesto diverso, in un periodo
di vita diverso, eccetera. Quindi c'è questa componente di rischio, cioè io inizio, investo tempo, denaro, energia, eccetera, eccetera, magari le cose potrebbero non andare come voglio, come vorrei, ok? C'è anche questa componente di rischio da prendere in considerazione. Quindi questa è la realtà. Ricapitolando, risorse caratteriali, diciamo, ok, doti innate, risorse di tempo, risorse di denaro, risorse relazionali, diciamo, e poi una componente di rischio da prendere in considerazione. Può essere che comunque le cose non vadano come vogliate. Quindi adesso io voglio mollare tutto, andare, no, scherzo. Una volta che noi prendiamo atto di questo aspetto, che implica fare l'artista di professione, ci si deve rimboccare le maniche e iniziare. Allora, sicuramente quando uno legge la lista, ok, di tutte le cose che un artista dovrebbe fare, che deve fare, ci si può far prendere, qualcuno potrebbe farsi prendere dall'ansia, dire oddio non ce la farò, ma mi sembra una montagna invalicabile, non ce la farò mai, ok? Uno dei segreti, banale, però funziona benissimo, è quello di fare una cosa per volta. Non dovete pensare di avere un'attività lanciatissima, iperorganizzata in 6 mesi, vi viene l'infarto solo a pensarlo, ok? Dovete comunque farvi 4 conti in tasca, dire io ho questo tempo, questo budget, queste disponibilità, queste risorse, so che devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 cose, come posso farle? Magari mi impegno su un aspetto ogni 3 mesi, quindi devo fare il sito web, va bene, i prossimi 6 mesi mi dedico al sito web, però c'è Instagram da curare, lascialo lì da parte. Devo impegnarmi su Instagram, faccio un corso dove cerco di capire come funziona e cerco di migliorare, ci dedico 2 mesi. Devo migliorare la mia tecnica pittorica, guardo dei tutorial, vado ad un corso live, eccetera, eccetera, magari ci dedico 1 anno. Un'altra cosa importantissima, l'aspetto fiscale. Oddio, non so come fare, devo fare la fattura, devo fare questo, devo fare quell'altro. È inutile che state lì a pensarci o andate a chiedere ad altri artisti o scrivete a me, ok? L'unico che vi può dare delle risposte è un commercialista. Quindi, vi mettete lì, fate una ricerca su Google, commercialisti della mia città, telefonate a uno per uno, salve, se mi occupo di arte, lei si occupa di questo settore? Sì, no, facciamo una chiacchierata, vorrei capire cosa implica per me se comincio a vendere opere d'arte. E andate, dovete pagare questa consulenza, si paga, ok? Cioè, bisogna essere organizzati e capire bene cosa fare. Oddio, vendo all'estero, come faccio con i documenti per l'esportazione? È inutile dire, no, vabbè, allora no. Non vendo, non mi metto neanche sulle piattaforme perché non so come si fa. Prima di lanciarvi a vendere all'estero, fate una ricerca online, cercate di capire come funziona, magari chiedete a qualche altro artista che già vende all'estero, bisogna fare questi documenti, ufficio esportazione, come si fa, come non si fa, è lontano, chiedo a qualcuno che magari vive lì, se mi dà una mano, magari lo pago, eccetera, eccetera. Ogni aspetto, c'è un detto che dice anche un elefante si mangia a piccoli bocconi. Adesso io vi faccio un disegnino, non so disegnare, ma ho visto questa immagine un po' di tempo fa che è molto interessante. Allora, portate pazienza perché io non sono molto brava, però è una scala, ok, a pioli. Se voi avete una scala così, vedete, con dei pioli molto distanti, siete qui e dite, oh mamma mia, ma come cappero faccio a fare che non riesco neanche a fare il primo e non vi viene voglia di salire. Se invece voi avete la stessa scala con più pioli, quindi con tanti piccoli passetti,
Vedete che tac, 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 pian piano si sale, ok? Va affrontata così, ok? Dividete il tutto in tanti piccoli passetti e cercate poi di organizzare all'interno della vostra vita, che è diversa dalla mia, che è diversa da quella di chiunque altro, quello che potete fare nei tempi in cui lo potete fare. L'ideale sarebbe quello di delegare il più possibile, nel senso le cose che vi vengono più difficili, eccetera. Non sempre si ha la possibilità, nel senso ovviamente se delegate, quella persona a cui voi delegate la dovete pagare, a meno che non sia vostro marito o vostra moglie che fa quello di professione, ok? Anche lì posso farlo, non posso farlo. Se non lo potete fare all'inizio, vi dovete accollare tutta voi l'attività, cercando, pensando però che man mano la vostra attività cresce, voi avete la possibilità di, all'aumentare dei guadagni, investire parte dei vostri introiti, nella delega. Una cosa però molto importante, su cui io batto molto il chiodo, è che per fare bene, agire bene, bene non in senso etico-morale, ma in senso un po' più pragmatico, che vi porti i risultati che sperati, bisogna conoscere bene. Se voi volete giocare bene a calcio, essere dei campioni di calcio, dovete conoscere le regole del calcio, che è come funziona e tante cose. Stessa cosa nel mondo dell'arte. Soprattutto nel mercato. Se voi volete fare bene, cioè far sì che i vostri sforzi non siano buttati al vento, ma vengano incanalati nella maniera più conveniente possibile per voi, quindi senza perdere soldi, tempo, energie, dovete sapere come funziona il contesto in cui vi state muovendo, a cui vi volete affacciare, in questo caso il mercato dell'arte. Quindi è molto molto importante dedicare delle risorse alla vostra formazione, che può voler dire mi leggo tutto il blog della Stefania di Artist Coaching, mi guardo tutti i video, che palle, sono tantissimi, sono tante ore, però me li guardo tutti. Oppure ho bisogno di un aiuto più mirato, acquisto un webinar, acquisto un corso di formazione, chiedo una consulenza, eccetera, ok? Perché è inutile buttarsi se non si hanno le competenze, rischiate di sprecare energie, tempo, denaro e magari di rimanere anche delusi. E quindi questo poi dice: ah no, vedi, non funziona niente. Qualcuno proprio mi ha anche scritto: ma io mi sbatto tanto, non ottengo risultati, sono sfiduciato, mollo tutto. Okay. Allora bisogna capire perché non ottieni risultati. Sai cosa stai facendo? Stai buttando energia al vento? Allora è bene prima dedicare del tempo a capire quello che stiamo facendo, quello che ci approcciamo a fare. E poi dopo da lì si comincia a fare, o anche magari nel mezzo. Io vi porto il mio esempio. Io per arrivare dove sono oggi, che non sono neanche chissà dove, ok? Per esempio, a parte che a monte ho tanti altri lavori, tanti altri progetti che ho portato avanti. E poi strada facendo mi sono accorta che non erano come mi aspettavo, sono partita gasata, però dopo mi sono detta: ma non è questo che voglio fare, non pensavo fosse così, progetti che non sono andati in porto, eccetera. Però tutte queste esperienze mi hanno dato molte competenze che poi ho applicato in questa attività in Artist Coaching, che invece funziona, ok? E poi quindi ci vuole perseveranza. Se non vi va bene al primo colpo, se è giusto il tiro, magari devo andare un po' più a destra, un po' più a sinistra, eccetera. E poi ho investito molto in formazione, formazione che non è come quella che vi propongo io a livello di prezzi, ma aggiungeteci qualche zero. E no, non è che sono figlia di papà, che i soldi mi cadevano dal cielo. Lavoravo, investivo, creavo l'attività, entrano i soldi magari attraverso le consulenze, eccetera, e reinvesto in formazione e pian piano si crea l'attività, ok? Quindi è importantissimo il discorso della formazione, ok? Bisogna avere un ventaglio di competenze che nessuno ha per grazia infusa, ok?
ma bisogna acquisirle e quindi bisogna darsi da fare per ottenerle. Non pensiate, vabbè, ma poi quando guadagno, chi se ne frega, a me non me ne frega niente dei social, faccio un esempio, ok? Un giorno pago uno e se ne occupa lui. Ecco, anche questo non va bene perché voi comunque dovete sapere se avete qualcuno che lavora per voi, che vi aiuta, eccetera, saperlo indirizzare, perché comunque siete sempre voi che avete le redini della situazione come un imprenditore, non è che non sa niente dell'impresa che sta facendo e delega tutto ad altri, dicendo ah, fanno loro. No, devi sapere, magari non tutto alla perfezione, per poi sapere indirizzare i tuoi collaboratori o chi lavora per te, ok? E anche controllare che facciano le cose come devono essere fatte, eccetera. Quindi anche questo è importante, anche se si hanno delle risorse, questo aspetto è molto importante. Quindi, che cosa bisogna fare fondamentalmente? Crearsi un piano d'azione. E la cosa principale che io vi dico di fare in questo momento, vi consiglio di fare in questo momento, è domandarvi qual è il primo passo che posso fare o il prossimo passo, se siete già un po' avviati, per migliorare la mia attività, per dare una spinta alla mia attività, che cosa posso cambiare, che cosa posso migliorare, qual è la competenza che dovrei avere ma non ho. Sceglietene una, ok? Datevi un tempo e dite ok, investo in quello. Questo sarà il primo passo. Lo so che ci sono altri 100 passi da fare, ma intanto inizio da questo. Cerco di farlo bene, come si deve, cerco di raccogliere qualche risultato. E poi dopo faccio gli altri passi. Uno scalino per volta, piccolo, ragionato, pensato in relazione a quella che è la vostra situazione. Quindi non guardate quello che ha fatto quell'altro artista, che magari ha una situazione completamente diversa dalla vostra. Scegliete un passo e fatelo. Fatelo, perché se non fate sto benedetto passo, perché pensate che gli artisti non debbano farli? Perché siete scoraggiati all'idea della mole di lavoro? Perché i vostri familiari vi dicono che fare l'artista non è lavoro per qualsiasi motivo? Voi non lo fate, non arriverete mai dove vorreste arrivare, ok? Quindi la mia domanda, a cui se volete mi potete rispondere nei commenti, anche nella registrazione, o mi mandate un'email, eccetera, è qual è il primo passo che farai? O il prossimo passo che farai dopo aver sentito questa diretta, che spero ti abbia fatto venire un po' voglia di fare, di provarci con testa, ovviamente, non buttando soldi, eccetera. Qual è il primo passo che vuoi fare? E poi cerchiamo di farlo, ok? E niente, questo era un po' il discorso, la riflessione che avevo voglia di condividere con voi in seguito alle vostre riflessioni e commenti che mi avete scritto nei giorni scorsi. Se avete delle domande, scrivetemele che io vi rispondo adesso qua. Vado a vedere un attimino. Nessuno mi ha scritto domande nel box domande, ma ne ho viste alcune passare, quindi se mi avete scritto delle domande, scrivetemele nel box domande, se no rischio di perderle. Allora, guardate pazienza, perché mi vengono tutte le notifiche di chi entra, di chi esce, di chi saluta e poi le domande non le vedo. Allora, molti guadagnano dalle loro passioni e c'è differenza tra valorizzare e mercificare. Allora, è vero, ma io penso che non sia un argomento utile quando sei all'inizio, perché tante volte anche questo diventa un alibi, nel senso, ah, ma io l'arte è troppo nobile, non la voglio mercificare, quindi neanche la metto sul mercato, neanche provo a venderla, capito? Nel senso, ognuno fa quello che gli pare. Se uno la vuole mercificare, la mercifichi. Se io non la voglio mercificare, ma voglio valorizzarla, eccetera, eccetera, la valorizzo. Ma non deve essere, perché adesso il mercato è uno schifo, tutti si svendono, fanno, allora no, ok. Diciamo che
non è cioè è una riflessione che si può fare, un discorso che si può fare, ma ai fini del discorso che stiamo facendo, cioè di iniziare comunque la propria attività, non è utile, ecco, in questo senso, che non vuol dire che non è una riflessione giusta, ma che a volte diventa un po' una scusa per non fare. Giovanni mi chiede dove sono gli artisti. Qua ce ne sono un po', non so, non ho capito la domanda. Ah, giusto, Simona Carbone fa un'ottima riflessione quando si parlava delle varie attività che un artista deve compiere e magari non piacciono. Ha scritto, ovviamente, per non parlare di lavare i pennelli e il materiale. Ecco, anche quello è un aspetto comunque dell'attività da tenere in considerazione, a meno che non si abbia qualche garzone come nelle botteghe di una volta che si occupa della pulizia del materiale. Giovanni dice: il concetto di artista è stato troppo idealizzato. Allora è vero, perché è il discorso con cui ho iniziato, però poi fondamentalmente quello che conta è come la pensiamo noi, come lo vediamo noi la figura dell'artista, come ci concepiamo noi. Quindi, se tutti intorno a noi dicono che l'artista è un impedito in tutto se non nel fare arte o morirà di fame, lasciamoglielo pensare. Quello che conta è come noi vediamo l'artista, come noi vediamo noi stessi e da qui come noi decidiamo poi di agire. Non c'è l'artista, ci sono tante persone diverse che decidono di creare opere d'arte. Ok? Allora, qua vedo il box domande, bravi. Un gallerista deve saper meglio scegliere un artista oppure è sufficiente che sia un bravo venditore? Allora, discorso gallerie. Allora, un gallerista, per stare in piedi come gallerista, deve saper vendere le opere, se no chiude, ok? Quindi deve sia saperle vendere, sia saper scegliere gli artisti giusti che possono essere venduti sul mercato, ok? È molto difficile anche fare il gallerista, ovviamente. A tuo parere, bisogna fare prima una mossa personale prima di potersi inserire nel mercato? Assolutamente no. Non so da dove derivi questa idea, ma ci sono tanti artisti che hanno iniziato a vendere prima di fare una mostra. Emilia mi dice: è diventare un TikToker. Sì, molti. Allora, in realtà, io mi baso sempre sui dati di mercato, perché comunque se si va per sentito dire se ne sentono di tutti i colori, quindi TikTok e Facebook e questo e quell'altro. Io ogni anno, ogni 6 mesi leggo i report di mercato perché escono ogni anno i più importanti, ogni tanto anche ogni 6 mesi ne escono altri. Ed è importante capire non tanto dove sono gli artisti, cioè quindi se ci sono tanti artisti su TikTok che fanno i video, chi se ne frega, a noi interessa, parlando sempre di vendite, a noi interessa capire dove sono quelli che comprano opere d'arte, che social utilizzano. E fino ad oggi i dati di mercato ci dicono che chi compra arte usa. Allora, per quanto riguarda i giovani collezionisti, giovani non intendo giovani di età, ma persone che collezionano da meno di 3 anni, più del 90% utilizza Instagram per seguire gli artisti, scoprire nuove opere, eccetera, eccetera. Okay? Se invece pensiamo a tutti i collezionisti, tutte le persone che comprano opere d'arte, quindi non solo i giovani collezionisti, ma anche chi colleziona più tempo, superiamo il 60%. Su Instagram. Al secondo posto c'è ancora Facebook, che però è in picchiata, cioè dall'anno scorso, da 2 anni fa all'anno scorso è sceso del 10% come utilizzo. TikTok non è contemplato ancora, quindi se io compro arte e voglio cercare opere, artisti, seguire, non vado su TikTok, ok? Quindi a voi interessa andare là, parlando di social, dove ci sono le persone che potrebbero comprare le vostre opere, come andare a pesca. Cioè, io voglio pescare le sardine, devo andare là dove so che ci sono i banchi di sardine con le esche giuste, eccetera, eccetera. Quindi, se tutti sono su TikTok a fare i video, perché magari lì vanno tantissimo i video divertenti, di danza, di trucco, eccetera, eccetera, a oggi i dati non ci dicono che TikTok sia un social determinante
nella vendita di operatore. Poi magari l'anno prossimo i dati ci dicono altro, ok? La tendenza cambia. Oggi i dati non ce lo dicono. Quindi io non amo mai basarmi su si dice che se numeri, numeri, dati di mercato, quelli non mentono mai. Allora, io sto facendo una serie di TikToker, le cose cominciano a girare, arrivano su Instagram e vedono tutto. L'importante è vendi, cioè queste persone poi comprano. È questo che poi alla fine bisogna guardare, cioè è anche inutile, cioè io non ce l'ho con TikTok, non, per amor di Dio, anzi se domani scopro che TikTok porta tantissime vendite, sarò qui subito a dirvi andate tutti su TikTok, però non bisogna tanto guardare i numeri, a quante persone mi seguono, quanti like prendo, quanti follower ho, ma quanto vendo? Cioè, io posso avere anche 100.000 follower, ma se non mi comprano un'opera, cioè magari uno mi segue perché faccio dei bei video, però non mi compra niente, ok? Bisogna capire se effettivamente lo sforzo che fate su un social piuttosto che un altro vi porta delle vendite, capito? Io ho lavorato, conosco tanti artisti che non hanno grossi numeri su Instagram. Ma vendono molto, ok? Perché magari quei pochi, tra virgolette, poi anche il concetto di poco è relativo, che li seguono, però sono tutti follower veramente in target, veramente interessati, che poi comprano, ok? Quindi è questo fondamentalmente che importa. E a oggi, come vi dicevo, TikTok non ci dà dei numeri interessanti da un punto di vista di vendite, di mercato. Potrebbe. Quello che dico adesso potrebbe essere smentito comunque nel futuro. Allora, secondo te c'è un po' di sessismo nel mondo dell'arte? Nel mondo dell'arte, quello tradizionale, sì, si sta cercando di cambiare. Per esempio, quest'anno alla Biennale c'erano moltissime artiste donne di vari generi, gender fluid, eccetera, eccetera. Ok, quindi questo è un bel segnale, però effettivamente fino a l'altro ieri sono prevalsi comunque artisti maschi, bianchi e tutto quello che già sapete, ecco. Però è anche vero che se noi usciamo dal circolo dell'arte tradizionale, grandi gallerie, eccetera, eccetera, ma ci creiamo noi un mercato, così io personalmente non ho visto differenze tra uomo e donna, ecco, questo sì. Allora, quali consigli daresti per aggiungere su Instagram i collezionisti ed essere notato? Grazie. Allora, faremo fra un po', non molto, vi dirò la data, una diretta con un'artista che spacca con Instagram, bravissima. Quindi lì ci faremo dare qualche consiglio. Ma per essere notati, non è tanto. Cioè, c'è sì la componente imparo ad utilizzare Instagram come funzione, eccetera. Però è più una questione di target, cioè che va al di là dei social, cioè capire voi chi siete, che cosa state facendo, che cosa state comunicando, a che tipo di persone arrivate con la vostra arte, capito? E allora lì quasi automaticamente vi si crea il pubblico intorno, perché se voi proponete banane, cominceranno a seguire le persone che vogliono le banane. Se voi proponete le pesche, vi seguiranno le persone che amano le pesche. Se voi proponete qualcosa che non si capisce, avete di tutto e non ottenete risultati. Quindi la risposta alla tua domanda, cioè come raggiungere un pubblico in target su Instagram, è lavora sul tuo brand. Ti consiglio un webinar che trovi nel mio e-commerce, branding per artisti, quello è la base, cioè proprio se tu non hai strutturato un tuo brand, non sai, allora cos'è il brand? Per chi magari non ha mai sentito parlare di questa cosa, è la percezione che gli altri hanno di te, cioè quando noi ci poniamo con le nostre opere o col nostro lavoro di fronte a un pubblico qualsiasi, questo pubblico ci percepisce in un determinato modo, questo modo, questa percezione può essere in linea con quello che noi siamo, con quello che vogliamo comunicare o essere completamente sballata perché non sappiamo che cosa stiamo facendo, non utilizziamo gli strumenti di comunicazione in modo corretto, non abbiamo noi le idee chiare. Quando siamo così,
Possiamo fare tutti i corsi su Instagram del mondo che non arriveremo dove vogliamo arrivare perché è a monte il problema. È un discorso di brand, ok? Quindi la mia risposta è questa. Poi dopo uno può perfezionare i reel, gli hashtag, eccetera, ma se non c'è contenuto ben strutturato nella vostra testa, non si arriva da nessuna parte, non c'è trucchetto che tenga. Dovendo scegliere da dove iniziare a investire tempo, cosa consigli? Sito internet o shop online? Dipende, dipende, non c'è una risposta univoca che vale per tutti. Bisognerebbe analizzare la tua situazione e analizzando la tua situazione ti saprei rispondere, guarda, fai così, comincia con un sito internet, no, lanciati subito nello shop online. Vi dico subito che il sito internet vostro personale è fondamentale, non tanto perché vi porti chissà quali visite, eccetera, ma perché è il vostro biglietto da visita. Quando una persona qualsiasi che magari è interessata alle vostre opere si approccia a voi e vede che non avete un sito internet, o ne avete uno che fa schifo, la prima cosa che pensa è che non siete professionali, è un gioco, è un hobby quello che state facendo. Magari avete solo l'account Instagram, anche tenuto bene, ma la mancanza del sito internet dà di voi una percezione negativa di non professionalità. Poi magari non è vero, siete professionalissimi, ma il vostro brand comunica questo, l'assenza del sito web, un sito web fatto male. Poi da dove partire? Li devi fare tutti. Cioè, poi se hai un sito web, ma uno vuole comprare e non ha modo di farlo perché non hai l'e-commerce o non hai una piattaforma di vendita online, anche lì ci si perde. Però sono da fare tutti e due, ecco, c'è poco da fare, insomma, non ci si scappa. Allora, Michela mi dice: sono d'accordo con mercificare, però intendevo il pensare solo ed esclusivamente al guadagno fin dall'inizio, ignorando il senso, l'importanza, la potenzialità e l'etica di ciò che si fa ancora prima di farne un mestiere. Allora, Michela, è il discorso che facevo all'inizio: ogni artista è una persona diversa. Come in qualsiasi altro campo, c'è il medico che pensa solo a fare soldi e quello che invece ha come primo obiettivo quello di aiutare le persone, capito? Anche lì sono ognuno di noi, ogni essere umano, ha una scala di valori diversa. C'è chi magari mette il denaro al primo posto, c'è chi invece mette altro. E non è importante cosa fanno gli altri, è importante cosa facciamo noi. Anche se magari ci può dar fastidio, eccetera, però il mondo è così in tutti gli altri. Ti faccio un esempio anche nel mio lavoro. Io dico di no a veramente un sacco di proposte che mi fanno. Perché? Perché non sono in linea con i miei valori o mirano a sfruttare voi, eccetera. Potrei guadagnare un sacco di soldi, ok? Come vedo che fanno altre persone, ma tanti, ma non lo voglio fare. Ok, perché io al primo posto non metto i soldi, ma metto altro. Che non vuol dire che non me ne frega niente dei soldi, servono anche a me per vivere, quando guadagno bene sono felicissima. Ok, però diciamo che guadagnare bene non vuol dire che magari calpesto i miei valori o faccio delle cose che so che non sono utili per me e per voi. Ok, è questo. Allora, andiamo a altre domande. Allora, Antonio mi dice: io sto facendo esattamente così, Stefania. Purtroppo ogni tanto viene da scoraggiarsi, ma pian piano si fa tutto. Eh sì, è normale. Cioè, anche io, ragazzi, a volte mi scoraggio e mi vedete sempre pimpante, ma a volte mi cascano proprio le balls per terra. Ok, no, non è sempre tutto rose e fiori. Però poi bisogna guardarla sul lungo periodo. Voi dovete pensare in termini di anni. Se io mi impegno fra 5, fra 10 anni, cosa avrò costruito? Non in un ordine temporale di mesi o di un anno o di 2 anni. Dovete allargare la vostra scala temporale. Tanto il tempo passa lo stesso, non è che vi dovete spaventare, ma fra 5 anni aiuto tantissimo tempo, 10, oddio. Tanto 5, 10 anni passano, ok? Sta a voi vedere come farli passare. Se seminate ogni giorno qualcosina, vedrete che dopo un arco temporale ampio, qualcosa raccogliete di sicuro, ok? Quindi dilatate la vostra ottica temporale, ecco, questo può aiutare molto. Allora, Paola Morandi mi dice: consiglio Fisco Zen commercialisti online. Non lo conosco,
Paola ce lo consiglia, andate a dare un'occhiata per la questione commercialisti online. Ok. Allora, Giovanni mi dice: ho cominciato a fare i quadri con l'urina, ossi dal colore vengono bene, almeno risparmio sui colori. Bene, cioè, ognuno poi ha le sue strategie. Gaia mi dice: mi sento molto spronata da queste parole, ne avevo bisogno. Bene, era il fine di questa mia diretta. Era quello di spronarvi e di farvi venire voglia comunque di fare, sempre con i piedi per terra, però di fare. Sono felice che qualcuno mi conferma. Tiziana mi dice: per fortuna Caravaggio ha voluto mercificare. E sì, anche qualche artista molto famoso, pensate anche a Michelangelo, mercificavano e come, pensavano tantissimo al denaro, quindi. Allora, questa domanda ho già risposto. Sara mi chiede: secondo te, se voglio chiedere l'accesso a SingulArt, devo avere delle opere inedite, posso usare opere già mostrate sui social? Non è importante questo aspetto per l'accesso alle piattaforme, allora non gliene frega niente se le tue opere le hai già mostrate sui social o meno, allora interessa che tu comunque ti proponga al meglio. Se curiosate tra i miei contenuti, ho fatto molto tempo fa, diverso tempo fa, dei video, se non ricordo male, dove do dei consigli per aumentare le vostre probabilità di essere accettati da una piattaforma online. Dovete avere un bel sito, una bella biografia e un bello statement, foto ben fatte delle vostre opere, ovviamente opere fatte bene, un account Instagram comunque decoroso, che non vuol dire avere 100.000 follower, ma deve essere impostato bene. Un brand ben strutturato. Se avete questo, che poi voi avete già pubblicato o meno le vostre opere sui social, non importa, assolutamente no. Allora, avete domande, ragazzi? Scrivetemele nel box, sennò qua io impazzisco. Che la no, sono d'accordissimo, era una precisazione, un parere, ognuno porta avanti i propri valori. Ah sì, penso sul discorso della mercificazione. Sì, no, ho capito. Però io ci tenevo a mettere i puntini sulle i, perché diversi artisti, non tu Michela, ma diversi artisti, con la scusa che è tutto una mercificazione, allora non fanno niente, ok? Dobbiamo un attimo metterci il paraocchi come i cavalli e dire: ok, è un gran casino intorno a me, però io cerco di andare dritto per la mia strada. Non è facile, lo so, però allora, grazie. Mi fate dei complimenti, non li leggo, ma ad alta voce, ma li ho letti e li ho apprezzati. Allora, altre domande? Alessandra mi chiede: quali dovrebbero essere le collaborazioni da intraprendere per aumentare la visibilità? Non ti posso rispondere perché non ti conosco, cioè dovrei fare un'analisi del tuo brand artistico e alla luce di questo sarei in grado magari di consigliarti determinate collaborazioni, cioè non tutte le collaborazioni vanno bene per tutti gli artisti, ok? Dipende anche dal tipo di opere che fate, i soggetti, il messaggio che comunque cercate di comunicare, ok? Quindi la risposta a queste domande implica un'analisi dettagliata di chi siete voi, ok? Se siete interessati a questo, andate nel mio e-commerce, sezione consulenze private, e lì potete fare comunque una consulenza a tu per tu con me. Io prima di arrivare in consulenza analizzo tutto il vostro brand, la vostra situazione, le vostre opere, così vi posso dare delle risposte più mirate, ok? Non è che non ti voglio rispondere, che non posso veramente. Allora, qua altre domande. Cosa intendi per brand artistico? L'ho detto prima, ma lo ripeto. Per brand si intende la percezione che gli altri hanno di noi, cioè quando qualcuno si avvicina a voi come artista e alle vostre opere, si fa un'idea subito, immediatamente. Ok? Siete così, pomi, così, cos'è, cos'è, eccetera. Ok? Ma non solo come artisti, qualunque cosa. Okay? Dobbiamo far sì che questa percezione che gli altri hanno, che è il brand fondamentalmente,
sia più possibile in linea con quello che noi siamo veramente e con quello che noi vogliamo trasmettere. Perché il problema spesso degli artisti è che magari molti non hanno idee chiare, alcuni hanno le idee chiare, però ce l'hanno solo nella loro testa. Cioè, io sono un artista professionale, capace, dotato, che tratta questi temi, eccetera, eccetera, però quando tu poi vai a vedere effettivamente che cosa fa quell'artista, non si capisce, perché non c'è la capacità di trasmetterlo, e quindi magari la percezione che gli altri hanno di noi, quindi il brand, il nostro brand, è tutto contrario, capito? Quindi la percezione che gli altri hanno di noi, chi siamo come artisti, cosa facciamo, che cosa vogliamo comunicare, ok? Allora, ti seguo da poco e sto cercando di iniziare la vendita dei miei disegni online. È arrivato il momento di farli vedere anche agli altri, non solo la cartellina che li contiene. Esatto, cioè la prima cosa da fare è farli girare i vostri lavori. O in senso virtuale o concreto, ok, però devono uscire dal vostro studio e devono essere visti i vostri lavori. Alessandra, tanti dubbi. Esatto, ecco, Alessandra dice: esatto, sono idee solo nella mia testa, ma è difficile intraprendere un percorso ben definito. Se voi andate nel mio e-commerce, trovate, cioè io lavorando da tanto tempo con gli artisti conosco tutti i problemi, ok? Quindi ho creato tutta una serie di webinar. Cosa sono i webinar? Sono dei corsi, proprio dei videocorsi, che io ho tenuto live e poi ho registrato, dove appunto affronto nel dettaglio, 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 quindi dando tutti gli strumenti indispensabili, quelle che sono le problematiche principali degli artisti, quindi come fare il sito web. Come decidere il prezzo delle proprie opere? Come proporsi alle gallerie, trovare le gallerie serie? Come organizzare la propria mostra d'arte? Poi ho fatto uno che vi consiglio, se volete iniziare a investire senza spendere subito tanto perché avete paura, no, magari mi piace. Introduzione al mercato dell'arte, dove vi spiego proprio come funziona il mercato, come capire cosa state facendo, se le persone che si approcciano a voi vi vogliono veramente dare una mano o vi vogliono solo spillare soldi, ce ne sono tantissime, ok? Quindi già lì potete risolvere tanti, tanti problemi, ok? Che sono i problemi fondamentali. Non troverete un webinar su Instagram perché Instagram cambia ogni 3 giorni. Quindi, se volete consigli sul vostro profilo Instagram, allora vi serve una consulenza privata che vi posso dare un consiglio per quanto riguarda oggi, come funziona oggi Instagram, ok? Ringrazio Ada che ha acquistato un badge, grazie per il supporto alla creazione dei contenuti gratuiti di Artist Coaching. Ne approfitto per ripetere, se volete dare un supporto alla creazione di questi contenuti, se l'avete trovati utili, questa diretta vi è sembrata utile, e ne volete altro, insomma, potete acquistare un badge qui in diretta. Se state vedendo questo video registrato, potete offrirmi un cappuccino virtuale. Quindi, se siete su Instagram, cliccate sul link in bio. Se siete nel mio sito a vedere questo video registrato, scorrete sotto, trovate il pulsante offrimi un cappuccino. Se siete su YouTube, nella descrizione vi metto il link. Allora, Giulio mi chiede: cosa ne pensi degli NFT? Domanda che soprattutto in questo periodo ricevo tantissimo. Allora, io vengo da un passato dove ho messo molto mano al mondo cripto, sia per quanto riguarda l'arte che no, ancora prima della nascita degli NFT come li conosciamo adesso. Ho acquistato i primi CryptoKitties, ho anche un pezzo di un'opera di Andy Warhol acquistata così tramite blockchain, eccetera. Come ho detto diverse volte, non faccio contenuti su questo tema e io non sono una fan degli NFT perché penso che da un punto di vista è speculativo e di danni ambientali il rapporto tra benefici e danni non valga assolutamente il gioco. Soprattutto una cosa che sto vedendo adesso, tantissima speculazione, tantissimi artisti che vengono spinti, cioè artisti che magari hanno iniziato a dipingere l'altro ieri, non hanno mai venduto un'opera, ah fai l'NFT, fai l'NFT. Allora ragazzi, ve lo chiedono di fare perché guadagnano quelli che
mi permettono di creare l'NFT, non perché vi si aprirà un mega mercato. In più si è anche aperto un mondo di truffe pazzesche, ne sento ogni due per tre. Ah, ma mi hanno scritto che ho venduto un NFT a 40.000 euro, devo però versare 3.000, cioè delle cose allucinanti. Anche proprio da un punto di vista di impatto ambientale, secondo me è esagerato e spero che comunque col passare del tempo questa tecnologia sia più sostenibile, però oggi come oggi ancora non mi sento di consigliarla, assolutamente. È una speculazione nella maggior parte dei casi, ovviamente non sempre, che serve più che altro ad arricchire chi crea questi sistemi, che non finalizzato a portare un reale vantaggio ad artisti, magari soprattutto alle prime armi. Ecco, questo è quello che penso. Sono sempre pronta comunque a fare un passo indietro, però vi dico che conosco molto bene questo contesto. Grazie a Stefi Wow, che ha acquistato un badge, ha deciso di sostenermi, e anche a Elena Lucchini, grazie mille. Vedo ancora qua un po' di domande. Allora, oh signore. Quanto è importante la mailing list nel 2022 a cui aderire tramite link sito web? Per me la mailing list è lo strumento più efficace che esista al mondo. Non lo spiego perché comunque è un passo successivo, cioè è inutile creare una mailing list o una newsletter se non avete contenuti, un brand, una struttura di vendita, eccetera, eccetera. Quindi preferisco lavorare a monte, quando poi uno ha tutto ben strutturato, quello che già trovate per esempio nel mio e-commerce, allora lì uno può dire ok, voglio buttarmi nel magico mondo delle newsletter, mailing list, eccetera, eccetera, vi consiglio se lo volete fare, ho fatto una consulenza privata con me, o fate un corso con qualche esperto di newsletter, mailing list, eccetera, però secondo me è una cannonata, però dovete ovviamente sapere che cosa scrivere, non basta avere una serie di indirizzi email dove mandate roba spam che non interessa a nessuno, vi cestinano e vi cancellano subito, ok? Michela mi chiede, considerando sempre che l'artista gira tanto per tanti posti diversi, che città consiglieresti a un artista per trasferirci? Sì, in Italia oltre Milano? Domanda strana, no, è una domanda che mi fanno in molti. In Italia, niente, nessun posto estero. Allora, considerate che chi compra arte, nella maggior parte dei casi, è straniero. In realtà, poi con il discorso del mercato online, anche se vivete sul cucuzzolo di una montagna, vi può fregare fino a un certo punto. Se proprio volete pensare a una città un po' più friendly, vi direi Milano, sì, perché magari ci sono più opportunità, ma non è rose e fiori. Chi è di Milano ve lo saprà dire che non è così facile. Grazie a PNFriend per l'acquisto del badge e per sostenere la creazione di contenuti gratuiti di ArtiScoci. Allora, Emilia mi chiede, ma se parli con pittori di astratto, cosa mi dici del brand? Ma il brand esula dal tipo di opere che crei, nel senso non è che chi crea opere astratte non ha un brand, forse non mi sono spiegata bene su che cosa è il brand, è la percezione che hanno di voi, sia delle vostre opere, ma anche di voi come persona, come figura artistica. Poi uno che fa astratto, cos'è? Non ha un messaggio, non ha niente da comunicare, non so. Ti consiglio il webinar Branding per Artisti, lì ti spiego bene. Emilia mi chiede, soprattutto già gallerie, ottime valutazioni, come vai avanti? Nel senso, come vendi? Allora, se hai già una galleria con ottime valutazioni, dovresti già vendere, cioè ti vende la galleria. Se non stai vendendo, vuol dire che la galleria non funziona bene e che le valutazioni che ti ha fatto non sono consone. Allora, ragazzi, uno dei problemi sono i prezzi delle opere d'arte, ok? A volte galleristi, presunti esperti, eccetera, danno delle quotazioni, delle valutazioni esorbitanti delle opere degli artisti. Perché? Perché così l'artista è incentivato a continuare a pagare per essere pubblicato in quel catalogo, per partecipare a quella mostra, eccetera, eccetera. Ok? Perché, oh, come sono figo, mi hanno valutato la mia opera 1.000 miliardi, quando magari ne vale 1.000 euro, ok?
non stai vendendo niente, vuol dire che quella galleria e quelle valutazioni non sono così ottime come pensi. Cioè, alla fine bisogna fare i conti con la realtà, non con i pensieri o le parole. Quando parliamo di vendita e di mercato, cioè se i soldi entrano sul conto, stiamo facendo bene. Se i soldi non entrano nel conto corrente, c'è qualcosa che non va, ok? Al di là di quello che si può pensare. Io sono molto terra a terra su certe cose, però pensate che ho studiato filosofia, quindi giusto per quando studiavo filosofia mi dicevano: tu non hai i piedi per terra, non pensi. E invece, come vedete, allora Sandra chiede: mi sa che stasera mi faccio un giro e inizio a prenotare una consulenza. Sono disponibili col conoscitive? No, nel senso che se voi mi a volte gli artisti. Molti mi chiedono, ma facciamo una chiacchierata al telefono per capire se cosa posso fare? Non la faccio perché? Perché siete in tantissimi che me lo chiedete, se dovessi fare col conoscitive farei solo quello. Quindi non le faccio con nessuno. Io ho cercato di essere più chiara possibile sul mio e-commerce, quindi se voi vi leggete tutto quello che c'è scritto in ogni servizio, c'è anche un video dove spiego veramente tutto. Ve lo guardate, se avete degli altri dubbi mi scrivete un'email, io vi rispondo sempre, ma la conoscitiva purtroppo, o per fortuna, per questioni di numeri, siete veramente tanti, non posso farle e non ho un servizio clienti, non sono Amazon. Fabio mi chiede, ma si può sfruttare il marketing per aumentare le vendite? Non capisco la domanda, nel senso che è molto generica. Cosa intendi per marketing? Cioè il marketing. Fare marketing fondamentalmente vuol dire far conoscere il nostro lavoro, quindi nel caso degli artisti le vostre opere. Quindi ovviamente se fate marketing, tradotto, se fate conoscere le vostre opere, le possibilità di venderle aumentano. Se intendevi qualcos'altro, Fabio, scrivimelo che magari ho capito male io. Gianluigi mi dice: c'è qualcosa da fare prima di iniziare a pubblicare le opere? Dipende, in che senso da fare? Pubblicarle dove? Su Instagram? Cioè, non lo so. Se mi fai una domanda più specifica, ti rispondo così sui tuoi due piedi. A Fabio mi dice che ho capito, quindi il discorso del marketing ho capito, quindi credo di averti risposto. Allora, ragazzi, qui abbiamo sforato l'ora. Speriamo che Instagram mi faccia salvare la diretta, perché so che sono cambiate molte cose nelle impostazioni di Instagram negli ultimi mesi, quest'estate. Spero di poterla salvare comunque. Se non ci sono altre, se avete altre domande, fatemele immediatamente. Se no, ok, è arrivata una domanda. C'è la possibilità che qualcuno rubi l'idea vendendo l'opera? Vedendo l'opera? Che allora questa è una paura che hanno alcuni artisti, cioè oddio, non faccio vedere l'opera sui social così perché sennò mi rubano l'idea. Perché qualcuno dovrebbe rubarti l'idea? Ma anche se te la ruba, chi se ne frega? Allora, un conto se uno ti scopiazza tutto, allora lì è un infrangimento del copyright. E quindi lì è illegale quello che sta facendo. Ok, se uno si ispira, vabbè, lascialo ispirare. Tutti noi, tutti voi vi ispirate a qualcuno, capito? Cioè, non state lì a farvi stipro, non è questo importante, insomma. Non è che sono tutti lì, appena hai pubblicato la tua prima opera su Instagram, tutti lì a rubare. Cioè, quasi un po' un sentirsi troppo al centro di tutto, che facciamo qualcosa di estremamente speciale. Cioè, la maggior parte delle persone lì che si pensa ai fatti suoi e se deve copiare qualcuno, magari copia qualcuno che è già famoso, ok? E poi se vi copiano, cioè inteso come se si ispirano, tanto meglio, nel senso vuol dire che quello che avete fatto è ottimo di lavoro, ha valore, quindi qualcuno dice: ah, che bravo, mi ispiro a lui. Se ve lo copiano di sana pianta, non va bene da un punto di vista legale. Qual è il comportamento migliore quando qualcuno, l'artista, ti copia? Allora, se si ispira non puoi fare niente. Se proprio copia di sana pianta, lo avvisi, gli dici: guarda che non puoi, togli l'opera. Insomma, i diritti sono miei. Se la cosa si fa grave, dovete andare da un legale. Tutto lì. Madonna, ragazzi, quante domande. Allora,
Ciao Stefano, sto lavorando al mio sito, è una biografia professionale, ovviamente in terza persona più professionale, ma non vorrei fare copia e incolla. Un consiglio? Non ho capito bene la domanda. Allora, se mi stai chiedendo se sul sito va in prima o in terza persona, il mio consiglio è in prima, perché è vero che si crede, molti esperti lo dicono, insomma, che in terza persona è più professionale, ma se siete voi che vi presentate al pubblico, lo gestite voi, se vi scrivono rispondete voi, perché parlate in terza persona, parlate in prima. Non è che se parlate in prima siete più sfigati di chi parla in terza, ok? Cioè, se siete degli artisti che avete qualcuno che comunica col vostro pubblico al posto vostro, allora ci può stare la terza persona, ma se siete voi, perché parlate in terza persona? Ok, cioè, siate più spontanei, diretti, non siamo più negli anni 90, ok, dove ci doveva essere questo distacco, anzi può essere controproducente, perché chi compra arte oggi cerca un rapporto diretto con l'artista, ok? Non è che più sono distaccato, più sono su un piedistallo, più sembro figo. Adesso è il contrario, quindi rischiate di ottenere l'effetto opposto. Anche qui però non è una domanda, una risposta che vale per tutto. Dipende com'è il vostro brand. Se il vostro brand invece è quello dell'artista distaccato, al di sopra, irraggiungibile, scrivete in terza persona. Se il vostro brand, e nel brand si intende, si comprende anche il tone of voice, cioè il tono di voce, il modo in cui voi vi proponete al vostro pubblico. Se il vostro tone of voice è più diretto, allora è in prima persona che va scritto, ok? Anche un artista può proporsi una galleria, sì, vi dovete proporre alle gallerie. Non è che le gallerie vi vengono a cercare, quelle che vi vengono a cercare perché vi vogliono chiedere soldi, e quelle non sono gallerie. Il lavoro del gallerista è un altro, però ovviamente non vi dovete proporre random così. Galleria, poi mi propongono, c'è tutto uno studio dietro, dovete sapere a chi vi state proponendo, come proporvi, eccetera, eccetera. Consigli più specifici, webinar nel mio sito web, come trovare una galleria che ti rappresenti, e ti spiego tutto per filo per segno. Gianluigi, io sapevo che si può autocertificare l'opera prima di pubblicare. Per il discorso del copyright, sì, assolutamente. Cioè, tu devi dimostrare, se dovessi andare a fare se entri nelle beghe legali con qualcuno che ti ha rubato l'idea, tu devi dimostrare che quell'opera l'hai realizzata prima di quella persona lì. Quindi una cosa che tu puoi fare è autoinviarti una PEC, quindi posta elettronica certificata con l'opera, eccetera, vale la data, insomma. Poi anche qua adesso ci sono tanti modi di certificazione con la blockchain, eccetera, eccetera, che per me, per il mio umile, per come la penso io, è uno spreco di risorse, di energie per qualcosa che si può fare in un altro modo senza distruggere l'ambiente. Spesso è consigliato la prima persona, nel discorso di prima, sì, cioè meno distacco c'è tra voi e le persone con cui voi comunicate, più è facile creare relazioni, più è stretta la relazione, più è facile arrivare alla vendita, ok? Alessandra consiglia terza persona, ognuno vi consiglia quello che vuole, insomma, voi fate quello che vi pare, ok? Cioè, sicuramente ci sono persone che vi consigliano la terza persona, la quinta persona, ok? Fatevi motivare il consiglio che vi danno, e poi decidete per voi. Come vi dicevo prima, dipende da come voi vi state proponendo al vostro pubblico, ecco. Grazie, vorrei cercare di creare un sito dove trasferire la mia unicità e personalità. Certo, giustamente, quello che dovresti fare. Allora, cosa pensi di Etsy per vendere opere? Discorso che esula completamente da quello di oggi. Se vai sui miei video, trovi una diretta con un'artista bravissima che utilizza Etsy, dove si parla per un'ora e passa di questo, quindi trovi mille, mille consigli. Non lo trovi, vai sul mio sito web, menu, cerca Etsy, ti compare subito il contenuto di cui ti stavo parlando. Sculture MF, in prima persona, credo che sia più facile proporre il proprio brand, assolutamente sì. Cioè, anche perché se voi vi proponete anche sui social, cioè ci deve essere anche una coerenza nel vostro modo di porvi nelle varie piattaforme. Quindi se voi sui social vi proponete in prima persona, fate video così, io vado sul vostro sito, lo trovo in terza persona,
c'è uno sfasamento totale, ok? O fate tutto sempre in terza, quindi con questo distacco che caratterizza il vostro brand, quindi lo applicate ovunque, anche dal vivo, quando c'è una mostra, state distaccati e fate un po' quelli sul piedistallo. Oppure, se siete più, come dire, diretti, più, sì, diretti nella conversazione, nel dialogo col vostro pubblico, dovete esserlo in tutti i modi, in tutti i contesti in cui comunicate, altrimenti voi create questa discrepanza, cioè da una parte sei così, da una parte sei cosà, date l'idea un po' anche di falsità, ok? Come voi, cioè, come nella vita normale, se voi vedete una persona che in un contesto si comporta in un modo, in un altro si comporta in un altro, con un'altra persona in un altro, dite, ma sto qua, certo, ovvio, se è al lavoro, è il giudice, non è che può fare il buon tempone mentre sta lavorando, però credo di essermi spiegata, insomma. Se non lo sono, la terza persona mette un muro fra l'artista e il cliente. Molto meglio, la prima persona, assolutamente sì. Wow, ma questo look, grazie. Tanto trucco, perché voi mi vedete nelle storie dove non mi trucco perché non mi trucco mai. Quando so che devo fare video, mi trucco, mi faccio i capelli con la piastra, insomma, quindi è per quello che mi vedete un po' più tirata insieme, come si dice da me. Ragazzi, sono le 9 e un quarto, tardissimo, non vedo altre domande. Io direi che possiamo chiudere, anche perché comincio a non avere più voce e non ho l'acqua a portata di mano. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. Fatemi sapere qual è il prossimo passo che il prossimo piccolo passo che volete compiere. Per la vostra attività, sceglietene uno e fatemelo sapere nei commenti. Sembro Ambra Angiolini da giovane. Grazie. E basta, se state vedendo la registrazione, scrivetemelo nei commenti, scrivetemelo via email, insomma. E ricordatevi che nel mio e-commerce trovate di tutto di più, quindi se volete acquistare qualcosa, lì trovate qualcosa. Vi dico soltanto una piccola dritta: se state guardando questo video in diretta, se state guardando registrato, non vi lamentate se poi non c'è. Se volete acquistare un webinar, vi consiglio di aspettare un attimino perché a breve ci saranno degli sconti perché sto per raggiungere i 20.000 follower su Instagram. Non so quando li raggiungerò, domani, dopodomani, fra 3 giorni, magari scendo, non lo so. Però per festeggiare vorrei lanciare uno sconto sui webinar. Quindi se adesso voi siete qua a caricare, vado a comprare, ve lo dico anche a discapito di un guadagno mio, vi dico aspettate un attimino che a breve ci sono degli sconti. Se state guardando questo video registrato e magari è passato un mese, gli sconti non ci sono più, non incazzatevi, eccetera, perché mi è già successo che magari uno guarda un video dopo 2 anni, dice, ma nel video avevi detto che c'erano gli sconti, cazzo, l'ho girato 3 anni fa, cioè, guarda la data un attimo, quindi vale per chi sta guardando la diretta o sta guardando la registrazione a poche ore, a poco tempo dalla diretta, ok? Comunque vi avviso sui social, via email, eccetera, eccetera. Quindi se avete in mente di conquistare un webinar, aspettate un attimo. Se invece volete la valutazione, la scrittura professionale per l'arte o una consulenza privata, acquistatela subito perché quelle non vanno in sconto e quindi basta, ve l'ho detto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tanto, spero di aver risposto alle vostre domande e vi auguro una bella serata e una bella giornata se vedete la registrazione e a presto. Ciao ciao a tutti!